Bill Cut. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Inter for Passion. Ragazzi, attenzione, oggi abbiamo una grande novità. Abbiamo il mitico Simone in collegamento telefonico. Vai Simo, tutto per te. Ma mitico non lo so, in questo periodo qua è un periodo un po' strano per noi, perché ci mette davanti a delle situazioni un po' strane. Situazioni strane che poi hanno creato gli altri, però cerchiamo di capire bene insieme quali sono i punti principali da disquisire, perché in questa situazione qua, oltre che penalizzarci, ci sta mettendo anche comunque di fronte a delle situazioni, ci stanno aprendo delle porte incredibili, soprattutto su quello che è il possibile calcio con i due. E certo, e certo, ma poi parlare di porte aperte in questo momento però è un po' complicato. Comunque, sì. Cosa ne pensi della pagliacciata che hanno fatto di far giocare a porte chiuse, la notizia di oggi, la partita di ritorno di Coppa Italia tra scoloriti e due volte retrocessi? No, guarda, ascoltami, il discorso delle porte chiuse è un discorso molto complicato, anche perché porte chiuse per modo di dire, nel senso che era già stato comunque tutto già predisposto, eravamo già intenzionati a viverci questo momento nel miglior modo possibile, tuo peggior modo, perché comunque non è semplice giocare a porte chiuse senza tifosi e senza la possibilità comunque di sostenere la squadra. Il fatto che dopo poche ore prima della partita sia saltato tutto è la chiara situazione che ci fa capire il mondo del calcio non è ancora cambiato, anzi il mondo del calcio è sempre lo stesso, chi comanda sono sempre gli stessi colori o scolori, che non si voglia. Scolori sta meglio. In questo momento qua, che cosa ti posso dire? Un conto è il discorso della sanità, un conto è il discorso della situazione medica, il benessere del cittadino, il benessere della persona. Io capisco e sono anche chiaro in questa cosa. Se bisogna fare tutte le partite, le si fanno con le porte chiuse e chiudiamo lì la questione. Il fatto che venga gestito in maniera malevola così fa capire che c'è qualcosa che non quadra, ma non perché diciamo tutti la stessa cosa, perché poi sul web si può andare a cercare di tutto ed è sempre la stessa situazione, ma perché c'è sempre qualcosa di losco dietro. Io non sono d'accordo sul discorso delle porte chiuse, perché comunque penalizza qualsiasi squadra, ma se questo è quello che bisogna fare, tutti si adeguano, andiamo avanti e cerchiamo di capire quale sia la cosa migliore per poter portare alla fine questo campionato ormai a pezzi. E a pezzi, sì. Ma tra l'altro, come dicevamo nel video di oggi, il discorso della proposta che sta vagliando la Lega di rinviare l'intera 27esima giornata al 13 maggio per far recuperare tutte le partite che hanno rinviato questa settimana potrebbe essere una soluzione, comunque per allineare un po' il calendario, fermo restando Inter Sampdoria da recuperare. Allora sì, è una questione comunque adeguata, perché se dobbiamo recuperare il calendario dobbiamo recuperarlo comunque che ci sia una direttiva specifica per tutte, perché non è possibile metterli, anche se è la partita d'Italia, metterla in primo piano, bypassando che precedentemente abbiamo saltato un'altra partita e quella prima viene messa dopo e quella dopo viene messa prima, ma non si capisce bene quale sia la cosa da fare. Allora, va bene posticipare le partite, va bene gestire la cosa nel miglior modo possibile se c'è la possibilità di inserire all'interno di questa cosa un pubblico che sostiene, come dicevo precedentemente, ma non deve andare a discapito di una o dell'altra squadra. In questo caso si capisce benissimo che la squadra che ha più potere, soprattutto giuridico, perché su questo punto di vista non si può dire niente, è la Juventus. È ovvio che questa squadra qua ha un potere, oltre che giuridico a volte, anche sul lato quello di potenza, di interessi, chiamiamoli nostrani. In questo caso si sta facendo di tutto per agevolare una parte piuttosto che l'altra. Ora, non voglio fare il malpensante, ma a volte malpensare è la cosa migliore. Sì, a volte a malpensare ci indovini, si suol dire, no? Ma sì, ci indovini, ma poi
discorso è molto semplice, fai giocare la partita, non la fai giocare, poi la fai giocare, non si capisce più niente. Salta, ma mercoledì la Coppa la fai fare, e anche giovedì, a porte aperte, solo per quelli di Torino. Il coronavirus non è una cosa che c'è solo in alcuni posti, in altri no. Parliamo di una situazione che è molto complicata, di cui non voglio neanche entrare in merito, ma il fatto che ci sia questa situazione solo in alcuni punti non credo che sia così, anche perché da quello che capisco è una cosa che va avanti da dicembre barra novembre in tutto il mondo e io non ci posso credere che sia una situazione nata nell'ultimo periodo perché ci siamo accorti che c'è qualche malato che sta tirando le cuoia. Sicuramente non è così. E mi dispiace che nel mondo del calcio ci siano delle leggi differenti per tutte le squadre, visto che l'hanno detto, non lo dico io, ma lo dicono tutti i principali riferimenti alti di questo campionato, e che ci sia una situazione che non è chiara. Quindi mi dispiace sì che sia stato rinviato, ma mi dispiace ancora di più che adesso sia stato messo in due date possibili, che sono quelle più vicine all'Europa League per noi. Quindi anche lì ci creerà un problema, ma ancora adesso non è chiaro niente, perché poi è stato specificato che mercoledì ci sarà questo consiglio, questa riunione, eccetera, eccetera, e ancora fino a mercoledì non si saprà esattamente niente, però forse la Coppa Italia si giocherà normalmente, non si capisce nulla, Ma a e porte questo chiuse, potrebbe arrivare. oggi sentivo che si giocherà ma a porte chiuse. Quindi saranno costretti a giocare a porte chiuse. Ma Accetteranno. il problema è che non so se accetterà l'Inter, non so se accetterà Marotta, non so se accetterà l'ennesima presa in giro per poter poi giustificare, che comunque era scomoda. Io non lo so, non ho la più chiara idea. È tutto molto complicato, molto confuso. Io credo che ci sarà anche un problema per finire a completare questo campionato, a questo punto. Campionato che, se non si vuole definire falsato, è comunque un campionato anomalo che si sta creando per molti motivi che non sono per una malattia o qualcosa che sta nel nostro paese. Secondo me sta diventando una situazione politica questa. Sì, è vero. Anche perché voglio dire, non è la stessa cosa giocare una partita adesso o giocarla a maggio. E poi c'è da non sottolineare, c'è da sottolineare che, scusatemi, una cosa importante, che non giocando, i giocatori perdono il ritmo di gioco. Infatti io ho sentito che Conte sabato ha fatto un allenamento duro, quasi come se fosse una partita, ma proprio per non fargli perdere il ritmo. Risultati, oggi la notizia è che Moses è infortunato. Ma il problema del non giocare le partite, molti pensano che sia comunque una situazione in cui può facilitare l'avversario. No. Io non so se sia realmente così. So che l'Inter è penalizzata perché sono 2 settimane e passa che non gioca in campionato. Questo è un problema per il ritmo, E certo, ma perdi il ritmo. è un problema anche per i giocatori perché si trovano di fronte a fare dei carichi più pesanti perché devono comunque sottostare a una situazione che è anomala. Il fatto che l'Inter sia in questo momento penalizzata comunque non toglie che l'Inter debba comunque farsi forte nella propria potenza e cercare di portare a fine, a fondo, un qualche cosa. Io non so, non sono mai stato sicuro, come dicono tante altre persone, anche gli amici di Rivoluzione piuttosto che altri, che l'Inter possa arrivare alla fine del campionato o addirittura vincerlo, come dicono in altri. Io non l'ho mai pensato. Però l'Inter è obbligata quest'anno a portare a fondo una competizione, qualsiasi sia. E siamo già in difficoltà in campionato, in difficoltà in Coppa Italia perché comunque siamo sotto un risultato in cui ci penalizza. Abbiamo buone possibilità in Coppa UEFA, perché comunque Europa League, che dir si voglia, perché comunque è una situazione che possiamo portare avanti, ma così facendo ci stiamo distruggendo o ci stanno distruggendo. Io non so bene come definirla, però credo che sia un problema. Ma tu a questo punto punteresti di più sull'Europa League o sul campionato? Che io non credo che Io possiamo andare punterei. avanti su tutti i fronti, sinceramente. Allora, sono 8 punti dietro la prima in classifica, che è la Lazio. Sono 8 punti che psicologicamente pesano tanto. Lasciamo stare la Juventus, perché è la nostra diretta concorrente. Questa newbie sta comunque facendo un ottimo risultato, e 8 punti li sentiremo e non poco. Soprattutto perché la Lazio non so quante partite pareggerà o perderà, credo ben poche,
ormai sono sull'onda di entusiasmo. Io credo che in Coppa Italia dobbiamo spaccarlo sto Napoli, sportivamente parlando. Beh, e dobbiamo arrivare in finale, poi perderla, ma dobbiamo arrivarci. Dobbiamo arrivarci. E l'Europa League, secondo me, dobbiamo puntare tutto su quella. Cioè, noi dobbiamo avere se quest'anno non vinciamo niente, sarà l'ennesimo anno di sconfitta. Poi dopo che si sia stato creato una struttura che nel tempo ci possa dare soddisfazioni, io questo lo credo, ma credo anche che chi sia diciamo il nostro cavaliere al momento, che è Conte, non credo che sia contenti, no, di una situazione, anche se è un pochino chiara, di poter comunque non arrivare in fondo a nulla, non credo. Quindi io punterei tutto sull'Europa League e punterei tutto anche sulla Coppa Italia. Eh sì, anche perché un 1-0 è ribaltabile, voglio dire. Non sì, è ribaltabile, poi anche un Napoli che non sta dimostrando di essere competitivo al 100%, ma comunque a livello di gestione anche alti e bassi completamente discutibili. Quindi secondo me possiamo arrivare in fondo e dovremmo mettercela tutta per dimostrare che comunque l'Inter sta nascendo di nuovo. E secondo me, come ha fatto anche Mancini tempo fa, che ha iniziato il suo cammino da una Coppa Italia, se non sbaglio. Sì, ma tutti i cicli storici dell'Inter partono da una Coppa Italia. Sì. In questi anni comunque devo dire che la Lazio ha vinto Coppa Italia e Supercoppe. Cioè, dopo quello che è successo e dopo le cavalcate degli scoloriti, la Lazio è stata quella che ha vinto più di tutti. Sì. Quindi io direi che è un momento anche giusto per dimostrare che proprio non siamo gli ultimi arrivati nel mondo del calcio italiano. Sono pienamente d'accordo. Simone, siamo arrivati a 12 minuti di video. Direi che possiamo fermarlo qui per questa volta. Che ne pensi? Ok. Fermiamoci qua, poi andremo avanti. Poi tanto ne faremo tanti, dai. Un abbraccio a tutti ragazzi, un saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, come dice mia figlia che adesso non c'è, sta a scuola, mettete tanti like, iscrivetevi ai nostri social, seguiteci, vi lasciamo tutto in descrizione, se non volete farlo fate come volete, ci vediamo al prossimo video di Inter4.